Buonasera a tutti cari amici di Opera Classica, benvenuti in questa nuova diretta Instagram. Siamo sempre nel periodo natalizio e spero che abbiate trascorso un buon Natale, un buon Santo Stefano, insomma che vi state preparando per il Capodanno. E stasera abbiamo un ospite sempre rappresentante e sono contentissima della New Generation. Tra l'altro lui è un giovanissimo tenore che ha anche una passione che poi ci racconterà. Ha cantato, ha donato la sua voce molto spesso in occasioni speciali per il mondo dell'opera lirica. Però non vi voglio rivelare niente perché l'ospite di stasera è Giuseppe Infantino, un giovane tenore, e ci racconterà lui il suo percorso e le sue emozioni in musica. Prima di contattare Giuseppe, io ringrazio tutti quelli che si collegheranno e mi invito sempre a sostenere durante la diretta i nostri artisti con un like, con un commento, con tante emoticon. Loro hanno bisogno di sentire la vostra presenza vicino. E quindi grazie a tutti quelli che parteciperanno. In più, voglio ringraziare tutti quelli che si stanno iscrivendo ai miei social. Stiamo crescendo tantissimo. Io ogni volta per me è davvero una sorpresa, un regalo, perché la presenza di tutti, ecco, è un modo per condividere, perché più sappiamo, più condividiamo e più la musica arriva, quindi si conosce anche da questo punto di vista. Quindi adesso andiamo a contattare subito il tenore Giuseppe Infantino che ci racconterà il suo percorso musicale. Eccoci, Eccomi, buonasera. Buonasera, benvenuto ad Opera Classica, ciao buonasera. Giuseppe, ciao, com'è andato il Natale? Come Bene, trascorso bene, bene, il bene, bene, bene. Non sono sceso a casa quest'anno giù in Sicilia, però l'ho passato sempre in famiglia qua a Modena. Natale? Ah, ok, tu sei siciliano, di quale città? Sono in provincia di Agrigento. Ah, dai. Si chiama, è un piccolo paesino e si chiama Burgio. Ok, Non bene. conosciutissimo, però. Ok. Intanto qui si stanno collegando un sacco di tuoi fan, ammiratori. Io ho già salutato prima, ma rinnovo l'invito a inviarti tante emoticon, tanti messaggi, a supportarti così siamo tutti più vicini in questo modo. Grazie. Siamo qua. Allora, c'è già un primo commento per te da Mung Mung AE 94. Bravo Giuseppe. Mi raccomando, tante emoticon, commentate, commentate. Ecco, infatti, ecco qua tutti i cuoricini arrivano subito. Allora, Giuseppe, tu sei giovanissimo, sei un rappresentante della New Generation, ti ringrazio tantissimo perché io seguo tanto le New Generation e ti chiedo come hai scoperto la tua voce da tenore e come hai poi preso la decisione di intraprendere un percorso musicale come tua vita lavorativa, professionale. Allora, il mio percorso è abbastanza complicato e un po' lungo, perché io ho iniziato con il clarinetto in banda, perché ancora nei piccoli paesi giù in Sicilia c'è la fortuna che esistono ancora le bande, quindi un luogo di aggregazione dove si può studiare musica in maniera molto semplice. Da lì ho iniziato a studiare pianoforte e successivamente io cantavo musica leggera. Cioè facevo tutto quello che riguardava musica leggera, quindi matrimoni e tante, tante altre cose. E da lì un giorno parlo con il direttore del conservatorio e gli dico: vorrei studiare un altro strumento, o il clarinetto oppure canto, visto che facevo musica leggera. Quel giorno mi fa: c'è il maestro Pietro Ballo che insegna, vedi quale giorno insegna in conservatorio, fatti sentire da lui e vedi cosa ti dice. Io entro in aula, mi siedo al pianoforte, suono e canto tutto da solo, e lui si alza e mi fa: tu qua c'hai loro. Dico: sì, vabbè, chissà cosa vuol dire per adesso, qua c'hai loro, vabbè. Dico. E da lì però ho fatto la scelta di iniziare a studiare canto. E poi piano piano vari concorsi, vari concerti, da lì poi ho deciso di intraprendere poi, non da subito, non ho capito fin da subito di intraprendere la carriera da cantante, però poi è tutto un susseguirsi di vicende che poi ti portano anche poi a decidere di fare la carriera del cantante. Ok. Ma tu come vivi da giovanissimo la musica? Come una missione? Come, non so,
La musica ti ha scelto, tu hai scelto la musica, insomma, quali sono stati i momenti in cui ti sei sentito legato poi alla musica? Come l'hai vissuto questo legame? Ma studiando la musica fin da piccolo, quindi ho iniziato a 8 anni, ora ne ho 28, quindi sono Vabbè. passati tanti anni, Però sei ancora giovanissimo. che poi dico, la musica non si finisce mai di studiare. E da lì poi è diventata parte integrante proprio di me stesso, però la vivo sia come una parte integrante, ma anche come una missione, soprattutto di trasmettere il valore della musica alle nuove generazioni, quelle che verranno. Perché Sì. non, ai giorni d'oggi non è facile far passare il giusto messaggio della musica. Assolutamente. Ma tu che sei giovane, come vedi il mondo giovanile, magari in Italia ma anche all'estero, proprio legato all'opera, alla musica classica, al balletto? Come vedi? Che clima si respira nella tua generazione? Allora, sia nella mia generazione che anche quelle più piccole, generazioni più piccole, una cosa che vedo molto spesso è che non c'è conoscenza di questo genere, perché la musica è bella tutta, non c'è musica bella e musica brutta, c'è musica che piace e musica che non piace, poi a gusto personale. La cosa che riscontro ad oggi, e soprattutto nelle nuove generazioni, non c'è conoscenza della musica a 360 gradi. È quello. Perché se noi pensiamo, è un pensiero mio soprattutto, che ogni genere musicale deriva da un genere che era stato prodotto precedentemente, da lì, andando a ritroso, scopriremo tanti vari generi fino ad arrivare all'opera lirica, all'opera classica, al balletto, tutto quello che poi è il mondo dove sono io, Certo, assolutamente, assolutamente. Ma tu, ad esempio, hai addirittura completato il percorso di studi, 110 lode, menzione d'onore, eccetera. Così giovane, quali sono le speranze che tu riponi nella musica? Qual è il messaggio più grande che tu ti sei posto all'inizio e che continui a mandare avanti in qualità di tenore? no? Allora, il messaggio principale, quello musicale, è che la musica unisce. È quello proprio, non c'è nulla che può andare al contrario, perché lo vediamo nelle orchestre, vediamo la funzionalità di un'orchestra, la funzionalità di un coro, o anche il semplice mettersi in spiaggia con una chitarra e cantare la qualsiasi, quindi la musica unisce. Sì. E da lì poi messaggio come cantante da tenore è quello di non soffermarsi all'apparenza. Ok, tu E tra l'altro, scoprire. sì, tra l'altro noi ci stiamo parlando tramite social, sei molto giovane, vedo che anche utilizzi tantissimo i social. Tu che ne pensi appunto dell'opera, della musica classica, del balletto, legato sia allo streaming sia poi al mondo proprio social, come Facebook, Instagram, Twitter, insomma? Ma i social per me ad oggi sono la via di comunicazione principale, secondo me. Come tanti anni fa era la TV. Per esempio, Sì. Pavarotti, che fin dall'inizio, quando è iniziata la TV, fin da subito ha fatto pubblicità e quant'altro, no? In quel tempo probabilmente dicevano: Pavarotti fa la pubblicità, fa questo, fa. Però comunque sia, la TV, anche la TV, l'ha fatto conoscere in tutto il mondo. Vedi, quando lui ha sostituito al Met, poi c'è stata la prima diffusione dell'opera in TV. E lui da lì è diventato famosissimo in tutta l'America. È la stessa cosa dei giorni d'oggi. Oggi abbiamo i social, e secondo me, se non utilizziamo i social come mezzo di comunicazione, secondo me, è un errore. Non dico che sia sbagliato, però è un errore. È un errore. Tra l'altro, non so se ti posso definire blogger, perché io ho visto un po' il tuo canale YouTube, ho anche condiviso una bellissima puntata dei tuoi vlog sulle terre verdiane. Ecco, da dove ti è nata questa idea? Insomma, tu usi i social in maniera costruttiva, in questo senso, proprio per l'opera lirica. Bellissime le riprese delle terre verdiane, ma ci sono anche tanti altri video. Infatti, invito i tuoi fan ad andare a esplorare, insomma, il tuo canale. Come Sì, ti è nata allora, questa lì idea? avevo iniziato nel 2013 o 2011, non ricordo l'anno, ma credo 2013, avevo iniziato a pubblicare video su YouTube, ma Grazie.
così sporadici, che infatti quei video sono scomparsi dal canale. E poi un anno ho pensato, dico, ma noi utilizziamo i social. Fin da subito ho utilizzato Facebook, quindi ho creato la mia pagina Facebook dove pubblico tutti i miei vari appuntamenti, come se fosse la vetrina del nostro negozio, no? Dove pubblico tutto quello che faccio. E la stessa cosa è il mio profilo Instagram. Il mio profilo Instagram è la vetrina di tutte le cose che faccio a livello lavorativo, ma a livello musicale. E YouTube l'ho visto come invece un social dove c'è più tempo. Non è TikTok, non è Instagram, non è Facebook dove tutto è veloce, tutto è fugace. YouTube è ancora il social, tra virgolette, dove si ha più tempo per comunicare. Quindi quegli 8 minuti, 10 minuti. E creare l'obiettivo mio era quello di creare dei format, che purtroppo manca il tempo per farlo. Certo. Bisogna dedicarci molto tempo, non soltanto a fare le riprese, ma poi a montare il video, a far sì che il video non sia totalmente noioso, perché basta poco per diventare noioso. E da lì volevo creare dei format legati alla musica, legati all'opera classica, alle opere, a tutto ciò. Per mancanza di tempo non sono assiduo, però lo vedo così. YouTube lo vedo, ma non soltanto per creare questi format, ma anche per avere un video diario personale, dove Sì. pian piano poi vado pubblicando i video di tutte le esperienze che faccio sì, diciamo nel corso della vita, quindi le Sì. varie produzioni, i vari concerti, raccontare agli altri quello che c'è dietro un'opera o dietro un concerto, ma anche nel semplice studio di un'aria. Nel cantare un'aria, tutto quello che c'è dietro, perché non è alcuni della mia generazione dicono: vabbè, ma tanto che ci vuole a cantare, tanto è facile, tanto a te piace. In realtà, lì per lì dico, mi faccio una risata, dico: sì, aspetta, se hai 2 secondi ti dico cosa c'è dietro quei 3 minuti, e da lì poi si apre un mondo. E poi ritorniamo al discorso di poco fa, no? Si mette quella piccola curiosità, quel piccolo pallino di curiosità che porta poi a ciascuno di andare a fare degli approfondimenti a riguardo. Assolutamente. Ma poi è molto bello il dialogo diretto che tu hai proprio col tuo pubblico. Infatti, hai fatto le riprese anche a delle specialità culinarie di Parma, Busseto. Insomma, io ti parlo di quel video perché adoro Verdi, quindi mi sono guardata quello per primo. E poi l'hai contestualizzato anche a tutta la città di Parma, Busseto. Però una mia curiosità, poi magari mi sono sbagliata, quando hai fatto la ripresa finale nella casa natale di Giuseppe Verdi, quella di Busseto, eri Sì, molto, molto emozionato. Come mai? Ti ero posso, cioè, molto. io emozionato, ti vedevo proprio, sai, quando dici non ce la faccio a parlare dall'emozione. Questa è stata la sensazione. È vera? Come mai? Cos'è che ti ha emozionato particolare? Perché tu hai visto anche Villa Sant'Agata, che Sì, purtroppo al che momento è stata. infatti pensavo questo, no? Come Verdi, come Puccini, ma come tutti i compositori, ma soprattutto Verdi e Puccini, che sono qua diciamo nella nostra zona, no? Ormai posso dire, ormai da 3 anni che abito a Modena, dico, sono qua vicini, vicini di casa. E loro hanno creato della musica, hanno creato delle opere che ci riconoscono in tutto il mondo. Quindi andare a toccare con mano, andare a vedere nei luoghi dove sono nati, dove hanno vissuto, comunque sia, trasmettono delle emozioni. Come è stato lì nella casa natale di Giuseppe Verdi, per me ho avuto le stesse emozioni quando sono andato nella casa di Puccini dove c'è la tomba. Mi viene permesso Torre a Torre del Lago. dell'Acqua. Ma la stessa cosa, l'ho avuto la stessa emozione, l'ho avuta visitando, sapendo che in vari luoghi hanno vissuto oppure sono stati anche semplicemente un giorno in quel luogo. Perché noi lo sappiamo, la cultura per me è la conoscenza. Conoscenza e accresce molto viaggiando, scoprendo nuove culture, la stessa cosa l'hanno fatto loro negli anni passati. Tutto ciò è stato anche trasmesso nelle opere. Ed oggi avere i loro prodotti, i loro capolavori riconosciuti in tutto il mondo, e poi vedere, per esempio, la villa di Giuseppe Verdi, che oggi è in balia di non si sa che cosa, cioè una villa che
dovrebbe essere un sacro graal, cioè, deve essere secondo me trattata, cioè, in maniera molto, cioè, no, non dico una chiesa, però ha il suo Come un valore. gioiello prezioso. Ha il suo valore anche valore storico e monumentale, cioè, e poi tutto viene lasciato così, in balia di non si sa che cosa. Dispiace molto, dispiace. Tra l'altro, Certo. alcune opere di Giuseppe Verdi sono le più eseguite al mondo, quindi. Ecco, infatti. No, ma proprio mi ha colpito anche quando tu eri a Busseto, alla casa natale, proprio come quando tu toccavi il muro, è come se volessi cercare di assorbire queste energie. Volevi fare il disimbotto per il video, ma in realtà si vedeva l'emozione. Proprio come se tu volessi assorbire in quella casa, Ma c'era qualcosa di magico in quel momento, in che quel video. comunque sia abbiamo una responsabilità, cioè Ecco, ecco. noi che facciamo questo mestiere comunque abbiamo una responsabilità di Sì. seguire dei capolavori. Quindi è come, tra virgolette, come chiedere, cioè, una protezione, non voglio io No, fare, non voglio fare lo aiutami. sgarbo. Bellissimo. Ma infatti tu quando canti ti sei già cimentato in tanti personaggi verdiani. Ecco, come ti senti quando ti attraversano queste note? Che responsabilità appunto tu senti? Come ti senti? Come prendi ogni volta un ruolo, non soltanto verdiano, ovviamente? Ma la cosa che dico sempre, fin da subito, è che la vita è un cappotto, no? Che ci portiamo addosso. Quando salgo sul palcoscenico, prendo il cappotto, la prendo al chiodo, e sul palcoscenico sono il personaggio che devo interpretare. Esco dal palcoscenico, riprendo il mio cappotto, che è la mia vita, e ritorno a vivere normalmente nella vita di tutti i giorni. Il personaggio bisogna viverlo, bisogna farlo proprio, perché sì, tra virgolette, diciamo, è una finzione, però se non ci crediamo in quel personaggio non arriva al pubblico, perché per me la cosa principale devono arrivare le emozioni al pubblico. E un personaggio nel corso dell'opera vive delle emozioni, a parte l'aria dove c'è proprio ferma immagine sull'emozione di quel momento, ma il personaggio vive. Vedi Alfredo della Traviata e ogni volta che entra in scena ha un'emozione diversa. Quindi lì c'è non soltanto lo studio dell'emozione, ma anche lo studio del personaggio stesso, c'è la ricerca delle fonti, leggere i vari romanzi dove sono state trattate le varie storie dei vari libretti. Quindi Sì, anche tutto quello accresce lo studio di un personaggio. assolutamente. Ma ti è mai capitato di emozionarti durante una performance? Magari di voler piangere? Ovviamente voi dovete mantenere quel famoso Sì, equilibrio, la tecnica. Come hai esatto, fatto? perché Cioè, ti è l'equilibrio. capitato, se si può dire, con quale personaggio, Sì, insomma? è capitato molto recentemente. È capitato, ma non durante l'opera, perché, come dicevi tu, bisogna mantenere quel giusto equilibrio, perché se uno si fa prendere molto dalle emozioni, no, non riesce più a cantare, perché alla fine il canto, no, è tecnica, quindi se viene meno la tecnica per colpa delle emozioni, non si canta più, cioè è finita. Ecco. Quindi dobbiamo arrivare alla fine dell'opera. E infatti, alla fine dell'opera, poi lì poi c'è stato, diciamo, non fiumi di lacrime, però c'è stato anche un pianto di emozione, anche liberatorio. Ed è successo il 17 dicembre di quest'anno, Ora, praticamente. alla seconda, e anche, diciamo, alla prima recita, perché ho debuttato Rodolfo in Bohème, e quindi al giorno 15 è stata la prima, il giorno del butto, e poi il giorno 17 c'è stata la seconda recita. Però diciamo, entrambi i giorni alla fine della recita, perché avere quel sogno nel cassetto di debuttare Rodolfo e poi riuscirlo a fare, tra l'altro, in un teatro abbastanza importante, che poi lì è stato un debutto del mio ruolo sogno, a Sofia. Rodolfo, insomma. Esatto, a Sofia in Bulgaria, il 15 dicembre, nel giorno del compleanno della Raina Kabevanska, e lei era seduta in sala. Quindi. Mamma E mia! quindi lì. E tu come l'hai vissuta questa cosa? Ma allora, da vivere, io, come dicevo poco fa sul palcoscenico, era
palcoscenico sono Rodolfo, però comunque sia, come dico sempre, come dicevo anche poco fa, è una responsabilità che poi Sì, puoi era un avere Rodolfo una pieno di di emozioni. Poi avere la signora Capemasca seduta che si guarda la recita. Ti tengo d'occhio. Ecco, ma com'è andato? Allora, racconta un po' questo tuo primo Rodolfo, com'è andata, insomma, che emozioni hai provato, oltre la Capemasca in sala, tu come ti sei sentito, insomma, com'è andata? Ah, molto bello, molto, molto bello. Parlando tecnicamente proprio del personaggio, c'è stato uno studio molto lungo. Diciamo che ci sono arrivato con uno studio che è durato anni. Non è, quindi, poi dicevo, uno studia il ruolo, studia l'opera, ma non sempre subito c'è l'occasione di cantare quell'opera. Quindi diciamo che quell'opera è maturata anche nel corso degli anni. E poi lì la preparazione, ho avuto dei colleghi che erano fantastici, quindi da lì, quando è così, uno proprio si diverte e ama sempre di più questo lavoro. C'è la figura dei quattro amici, dei quattro Ecco. che scherzano, che se ne fanno di tutti i colori. Effettivamente non abbiamo fatto così scena, Ah, ok, al di fuori del libretto e quant'altro, cioè noi abbiamo fatto così, proprio i quattro dai. amici Proprio che se stile ne facevano, Bohemian. esatto, noi l'abbiamo incarnata in pieno questa cosa, no, ma Fantastico. la preparazione dell'opera è stata molto molto bella. Poi tra l'altro era una ripresa di una regia diciamo classica, con abiti classici, scenografie classiche, quindi proprio il debutto più bello che potessi Bello. fare di Bohème. E quindi no, il risultato poi è stato più che ottimo. Hanno apprezzato tutti, tra l'altro abbiamo fatto quattro recite sold out. Belli, Quindi complimenti Giuseppe, complimenti. Ti auguro sempre successi di questo speriamo. tipo e anche di più, anche di più, anche di più. Tu, oltre Speriamo, Rodolfo, speriamo. che appunto è fresco di debutto, quali altri ruoli hai già debuttato? Diciamo che quest'anno è stato l'anno dei debutti, perché ho debuttato Rodolfo a dicembre, lì a Sofia in Bulgaria, Alfredo in Traviata a settembre, con gli amici della lirica presso il Palazzo Farnese a Piacenza, Bello, e ho Traviata la mia debuttato. opera preferita. Anche una delle preferite, cioè, per me prima c'è Bohème, poi Bellissima Traviata, e amo poi ho tantissimo. debuttato anche il Duca di Mantova ad aprile a Bologna, al Teatro del Duse, e poi abbiamo fatto varie riprese fino per esempio il 6 settembre, nella ricorrenza di Luciano Pavarotti, abbiamo rifatto anche Rigoletto al Teatro Comunale di Modena. Dai, che bello, poi cantare lì, insomma, si sente questa presenza storica per la nostra opera. Assolutamente. Quindi attualmente il tuo repertorio qual è? Diciamo che verto su queste opere, principalmente su queste opere. Poi va lì l'ho fatto l'anno scorso Elisir, di Donizetti, L'esil d'amore di Donizetti. Quindi vado lì sul, diciamo, tenore lirico leggero che va sul lirico, ma lì. Quel tipo di repertorio adesso. Ok. Tu hai nominato Luciano Pavarotti e hai vinto, diciamo, per rimanere in contesto, il premio speciale miglior tenore assegnato proprio dalla Fondazione Luciano Pavarotti al sesto concorso internazionale di canto Marcello Giordani. E poi sei stato, oltre a cantare appunto a Modena, sei stato spesso ospite dei concerti della Fondazione Luciano Pavarotti ed hai cantato appunto presso la casa, se ho capito bene, la casa museo Luciano Pavarotti. Ecco, io ti chiedo che emozione si prova a dare la propria voce nei luoghi di una delle grandi voci della storia della musica lirica. Allora, per me Pavarotti è stato, credo che lo sarà sempre, il mio primo punto di riferimento. Poi ricevere il premio
proprio consegnato da Nicoletta Mantovani, e come miglior tenore del concorso. Da lì poi è iniziata la collaborazione con la fondazione, quindi i vari concerti. Tra l'altro, il mese scorso, 2 mesi fa, abbiamo fatto 2 concerti, uno in Corea e uno in Giappone, sempre con la fondazione Che Pavarotti. bello. Quindi l'obiettivo della fondazione è quello di far conoscere i giovani, di promuovere i giovani. Quindi come me, come anche altri colleghi, facciamo concerti con la fondazione. E la promozione comunque è abbastanza bella e anche internazionale. Cioè, quindi, cioè io con loro non ho fatto soltanto Corea e Giappone, ma sono andato anche in Indonesia nel periodo pre-Covid. E anche sempre tramite la fondazione ho partecipato ad Opera On Ice nel 2019, che era poi andato su Canale 5, e Bellissimo. qualche mese fa in prima serata con Panariello, cioè, Che sempre con bello. l'obiettivo di far conoscere l'opera lirica, quello è Bravo. l'obiettivo principale mio poi. Ecco, E bravo. poi i concerti presso la Casa Museo Pavarotti. Lì, chi non ci è andato, io invito tutti ad andare alla Casa Museo Pavarotti, perché c'è un'atmosfera particolare. E poi, vabbè, non ci sono parole per descriverlo, quindi bisogna andare là, bisogna andarci. E Ecco. poi, se poi siamo sempre là, cantare, fare concerti in quel luogo, doppia responsabilità. Ma chi va alla Casa Museo Pavarotti dice di sentirsi proprio avvolto da questo grande abbraccio emozionale di Pavarotti, ed è così, quindi. Ecco. Sì, ma infatti per questo dico, bisogna andarci. No, non è facile da spiegarlo, soprattutto per un cantante bisogna fare una piccola tappa, una piccola sosta, bisogna farla lì. Da lì. Ma perciò forse anche per questo hai deciso Modena, perché ti sentivi ispirato da questa. Ma Modena è successo perché io ho finito il triennio del Conservatorio in Sicilia, e poi ho fatto la master con la Raina Kabemaska a Sofia, in Bulgaria, e lei mi ha chiesto di poter studiare con lei. Quindi in quell'anno lei stessa mi ha assegnato una borsa di studio che mi ha permesso poi di venire a Modena a studiare con lei. Cioè io Ah, ancora ecco. attualmente studio con lei. Che bello! Quindi. Bellissimo essere scelti da un'eminenza come lei della lirica. Immagino che Sì, è no, no. un onore. Cioè io il primo giorno che l'ho conosciuta, che ho cantato, diciamo, ho fatto l'audizione, tra virgolette, perché non è stata una vera e propria edizione. Però ero lì, dico, oddio, ora cosa mi dirà? Cosa farà? Perché davanti c'è una colonna portante dell'opera lirica. Cioè. Infatti, come immagino. Però tu hai anche, siccome hai studiato anche pianoforte, tu hai anche partecipato a delle classi, masterclass con il maestro Magiera. Sì, ho fatto una masterclass con Sì. lui, però da cantante, non Da da cantante, pianista. Da ok. Ok, quindi sempre cantante, il canto sì. lirico, ok. Quindi veramente anche lui un'altra eminenza del mondo classico, operistico, insomma, quindi davvero. E poi ho letto che tu sei stato anche invitato a partecipare alle ultime 4 edizioni del Memorial Luciano Pavarotti, Sì, proprio per che è proprio l'anniversario. il Sì. 6 settembre. Sono qua per 4 anni consecutivi, mi hanno invitato il 6 settembre a cantare in ricordo del maestro, di cui l'ultimo era quello proprio di Rigoletto al Teatro Comunale. Ecco, ok, quindi veramente tantissime emozioni legate a questo grande personaggio e al modo in cui lui riusciva a donarci la musica, noi tutti, insomma. Ora, tu hai vinto anche un altro premio, mi pare che era un concorso pianistico a Mazara del Vallo, proprio in Sicilia. Sì, E io ti chiedo, tutti questi premi che tu hai vinto, e ti auguro di vincerne anche altri in futuro, da giovane cantante d'opera, ti sono stati importanti per la tua carriera? Li consiglieresti ad altri giovani? Allora, io il consiglio sui concorsi è quello di farli,
per un semplice, uno dei tanti motivi è perché aiutano a far palestra. Quindi, soprattutto per chi inizia a studiare, no? E i primi concerti, anche i primi concorsi, quelli per me sono, io li vedo come palestra, cioè fortificano molto la persona, mettono il cantante che all'inizio lo mettono nel diretto confronto con il pubblico, quindi a prescindere che sia una commissione, di una giuria, di un concorso, che sia un pubblico, perché l'obiettivo finale è quello di avere un rapporto diretto con il pubblico, che sì, durante un'opera, durante un concerto, se non si ha proprio, non si ha un dialogo, però si percepisce. Chi sta sul palcoscenico lo percepisce con l'applauso, con l'atmosfera che si crea, si percepisce. Quello che dà, quello che dà un cantante, lo riceve, lo riceve. Okay. Quindi tu che rapporto hai col tuo pubblico, non solo in teatro, ma anche magari sui social? Che rapporto è? Che rapporto hai instaurato con i tuoi ammiratori? Ah, io quello che cerco sempre di fare è quello di avere un rapporto di amicizia, perché condividere anche varie idee, vari modi di pensare, tutto quello accresce, accresce non soltanto come cantante, ma anche come persona. Ok. Ma Giuseppe, tu hai già debuttato nella tua Sicilia oppure ancora no? Nei teatri della Sicilia? Allora, in Sicilia ho fatto, è stato forse il primo, è stata un'opera lirico-sinfonica, il Massimo di Catania, Ah, ok. e poi è stato il mio primissimo ruolo, è stato il messaggero nella Aida, con l'Endelunio Trapanese. Dai, quindi è proprio il primo ruolo che tu hai debuttato da professionista in Sicilia. Ma Esatto. che bello! Quindi nella tua terra hai già cantato. È Sì, lì che hai è stato, sentito. tra l'altro lì è brutto da dire, però è stato il primo e l'ultimo, perché mi hanno fatto fare concerti, però ho avuto sempre le occasioni di debuttare ruoli, di cantare al di fuori della Sicilia. Il mio obiettivo è quello anche di andarci a fare dei ruoli in Sicilia, perché essendo siciliano ho molti amici, no? Quando sei in Sicilia, vieni, cioè, dimmelo che veniamo. Dico, ma non dipende solo da me. Ma lì ti sei, secondo me, emozionato anche di più del normale, perché nella tua terra. Sì, vabbè, certo, poi ci sono anche gli amici, anche di infanzia, no? Faccio capire che chissà quanti anni ho, però Ecco, già, effettivamente. Palermo, Catania, mi raccomando. Quanti vanno commenti per te? C'è Polof che ti dice: Giuseppe, sei fantastico. Adriana Cesarini, bravissimo. Giuseppe, sempre in crescita, con tanto di applauso per te. Grazie, grazie. Giuseppe, come riesci tu a collaborare sia vabbè, con il cast, ma soprattutto con due, diciamo, tra tante virgolette, capi? Da un lato c'è il direttore d'orchestra, che diciamo è un po' il capo dello spartito, dall'altro ormai la figura importante è quella del regista, è una sorta di capo dello spartito e del libretto. Libretto. Come riesci a collaborare? Come nasce questa intesa professionale? Ma allora, io parto con il presupposto che devo arrivare alla produzione, che devo sapere benissimo non soltanto la parte musicale, ma anche la parte del libretto. Quindi conoscere molto, sapere molto bene tutto quello che riguarda lo spartito, che viene integrato anche dallo studio del personaggio stesso, perché non è soltanto una melodia quello che noi cantiamo, ma c'è anche il testo, cioè noi cantiamo il testo, quel testo ha un significato, che non si ferma soltanto nella parola che si sta dicendo, ma c'è anche il sottotesto. Che Sì. sono tutto quello, che è tutto quello che viene detto tramite il corpo, tramite le emozioni e tutto il resto. Quindi io parto con il presupposto di sapere benissimo la parte musicale e la parte anche del libretto, e poi logicamente quando si iniziano a fare le musicali o anche le prime prove di regia, da lì poi si trova, cioè, probabilmente la maggior parte delle volte si ha un'idea diversa su alcuni punti, o
o non dico su tutta l'opera, però su alcuni punti ci sono la maggior parte delle volte idee diverse, e lì si fa, almeno io faccio un confronto, oppure ne parliamo, ne discutiamo per trovare, non dico una soluzione, ma un punto di accordo, oppure dico io do la mia idea, il regista dà la sua idea, e poi lì, come, cioè, si parla, si discute, e poi si fa, cioè, si fa, non c'è nulla di Certo. così. Cioè, se uno sa benissimo la parte, se il regista ti chiede in questo punto fai questa cosa, quel movimento ha un perché. Se uno conosce bene la parte, cioè non mi vado a chiedere anche due volte perché devo fare quel movimento. Certo. Giuseppe, tu diciamo sei anche, abbiamo detto che sei molto social, eccetera, però ti faccio una domanda di una socialità, diciamo, differente. Se tu dovessi fare un aperitivo con un compositore, chi sceglieresti dal vivo? Ma se potessi fare una tavola rotonda, così anche per chiedere ai vari compositori di varie epoche cosa gli passava per la testa in certi periodi. Ma qualcuno che porteresti in questa tavola rotonda, almeno qualche nome? Ma Vabbè, Puccini. sarei curioso di portarmi Puccini e anche Verdi, va. Ecco, anche Verdi, ok, però è una tavola rotonda, quindi ne vanno molti. Sì, perché poi ce ne sono tanti, però in particolare loro due, un Loro aperitivo, se potessi. due. Giuseppe, tu quanto tempo allevi la voce? Al giorno, insomma. Non ho mai fatto caso ad orari, non ho mai fatto caso al tempo, Ok. perché è una cosa, cioè uno lo sente, no, non tanto sente la parte dell'allenamento, ma sente se uno ha bisogno dei giorni di riposo. Quindi non ci ho mai fatto caso da questo punto di vista. Cioè, il giorno mi alzo, studio, faccio quello che devo fare senza mettermi gli orari. Poi, quando capisco che mi devo riposare, cioè mi riposo, quindi non so, no, non lo so, anche a fare una media di orario, non lo so. Non lo sai, ok. Giuseppe, Carlo Abbado diceva che il suo momento preferito in teatro era quella frazione di secondo che divide l'ultima nota suonata dall'applauso. Qual è il tuo momento idilliaco in teatro in cui ti senti Giuseppe? Per me, sono gli applausi finali. Perché io ho fatto Gianni Schicchi a Sassari nel periodo Covid. Abbiamo finito l'opera, siamo andati tutti a prendere gli applausi e c'era un silenzio assurdo che per me è stata come una pugnalata. Cioè, finire l'opera dopo giorni di lavoro intenso, a mettere un'opera su. E poi fare quell'opera in diretta streaming, però non c'era nessuno in sala, neanche una persona che potesse fare un applauso, e quindi quel silenzio assordante è stata come una pugnalata. Quindi da quel momento in poi, il momento finale dell'opera, quando si esce a prendere gli applausi, lì per me è un momento magico. Ecco, bello. Giuseppe, che cos'è per te la musica? In certi manuali si trova la musica e l'arte dei suoni, ma per me la musica la vedo invece come un modo di vivere, perché comunque sia noi la musica, che sia musicista, che non sia musicista, comunque la musica l'ascoltiamo tutti dalla mattina alla sera, quindi c'è poco da fare. Sì, hai ragione. Giuseppe, tu cosa diresti ai giovani che ci seguono e seguono in tanti opera classica che vogliono approcciare al mondo dell'opera, della musica, della classica, del balletto, insomma, e farlo come mestiere? Tu cosa gli diresti? Qual è il messaggio che ti senti di inviare loro? Per chi è proprio all'inizio, che vuole iniziare, di non soffermarsi alle apparenze, di
conoscere il genere, diciamo così, tra virgolette, conoscere il genere. Perché è come se come trattarlo come se fosse un nuovo amico o una nuova amica da conoscere, con cui instaurare un rapporto di amicizia. Ok, senza pregiudizi. Esatto. Ok, Giuseppe, ci sono eventi futuri che ti vedranno protagonista e di cui puoi darci anticipazioni, altrimenti non preoccuparti. Sì, c'è qualcosa, il concerto di Capodanno, giorno 1 al Teatro Consorziale di Budrio, con l'Orchestra Senza Spine, e poi date da definire, però avrò delle recite di Bohème, nei vari teatri di Imola, Budrio, il Duse di Bologna e Spazio 89 a Milano. Sono recite di Bohème, però che vanno come periodo all'incirca marzo-aprile, quindi da decidere poi in quale date canterò io. Il 29 marzo un Rigoletto in forma semiscenica al Teatro dei Carpi. E poi vabbè, c'è una data che è un po' lontana, però il 19 febbraio farò un Rigoletto, sempre al Teatro di Sofia in Bulgaria. Dai, bellissimo, un bellissimo tour di impegni che ti auguro sia sempre crescente, insomma. Poi ci sono altri impegni più lontani, però poi andiamo molto sul lontano, cioè, vabbè, sia come distanza ma anche come tempo, perché poi sarà novembre-dicembre un concerto a Siviglia e altri, quindi... Dai, vabbè, se ti fa piacere tornare ad Opera Classica ad aggiornarci, sei sempre il benvenuto, Grazie. assolutamente. Io intanto ti ringrazio tantissimo per aver partecipato al mio programma ed averlo arricchito con i tuoi racconti, con le tue hai occhi pieni di meraviglia musicale, di stupore legato alla musica e di tanto amore. Io ti auguro di conservare Grazie. sempre questo bagliore che ti porti negli occhi, insomma. Quindi grazie davvero di aver Grazie condiviso i tuoi studi, la tua professione, le tue emozioni, soprattutto con Opera Classica. Veramente è stato un onore e a te. Grazie. un piacere. No, un onore mio, un piacere mio di aver potuto partecipare alla trasmissione. Poi Grazie. condividere il più possibile l'opera classica è uno Sì, dei miei sono obiettivi, d'accordo. quindi quando si crea l'opportunità sono sempre a disposizione. Sono super d'accordo con te e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato con i commenti, con l'emoticon, con un like, insomma, davvero grazie mille. E davvero ti ringrazio ancora, ti auguro una bellissima e sfolgorante carriera, ancora di più Grazie. di quella attuale, e Grazie. sempre che possa avere tante più gioie, insomma, rispetto magari ad altro. Quindi sempre più gioie. Grazie, Ok? grazie, Giuseppe, ti auguro buon anno nuovo e grazie ancora, grazie. buona salute e buona Grazie. musica. Buon anno Ciao. nuovo anche a te e a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie. Grazie, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao.